Ben trovati, ben ritornati in un altro workout qui su YouTube. Io sono Caterina Fali, sono una... Sto scherzando, sto facendo la presentazione del secolo. Il workout di oggi sarà focalizzato sul booty, super beauty come al solito, però in questo caso grow your booty, quindi con i manubri, con i pesi, non altissimi carichi perché non possiedo un bilanciere qui in camera, ma un workout a portata di tutti. In questo workout ci servirà un manubrio, un pochettino più leggero ma non troppo, e un altro manubrio un po' più pesante, oppure una kettlebell. Io mi trovo bene con la kettlebell quando devo fare determinati esercizi per i glutei. Poi ci servirà un tappetino, tantissima voglia di mettersi in gioco e il nostro bellissimo sorriso, ovviamente come al solito. Inoltre vi ricordo che se non siete ancora iscritti potete iscrivervi o altrimenti attivare le notifiche. Per qualsiasi domanda o per qualsiasi dubbio potete scrivermi su Instagram e mi trovate come Caterina Fali Official, se si dice così, mi correggo lo sempre. Bando alle ciance, le altre info le trovate in didascalia. Io vi auguro un buon workout e come al solito divertitevi. Un bacione. Iniziamo al volo e partiamo con l'affondo indietro, incrociato, via con il timer e iniziamo con la destra. Giù bene, su con il gluteo. Fate l'esercizio lentamente. Fuori l'aria quando siete su. Ricordatevi di usare il gluteo per tornare su. Dobbiamo sentirlo on fire. Spero che voi abbiate fatto il riscaldamento e l'attivazione glutei. Ok, adesso cambio gamba. Quindi vado indietro con la sinistra e mi metto in questo modo. Rilassiamoci un attimino. 3, 2, 1. Non so se come mettermi per rendere migliore la visione a voi per l'esecuzione dell'esercizio. Rimanete a filo con il ginocchio. In questo modo. Ok, adesso metto giù i due manubri perché abbiamo lo squat più i due molleggi. In questo caso prendo la kettlebell, che mi viene più comodo usarla, però se avete un altro manubrio un po' più pesante potete tenerlo al centro e usare quello. Quindi manubrio o kettlebell al petto e giù in squat. 1, 2, su. Fuori l'aria quando salite. 1, 2, fuori l'aria. Ok, adesso abbiamo il sumo squat. In questo caso, è per quello che dicevo, la kettlebell viene più facile perché la teniamo così. Ci mettiamo in posizione di sumo, lottatore di sumo, quindi piedi leggermente più larghi rispetto al solito squat. Manubrio kettlebell al centro e giù bene. Su, fuori l'aria. Schiena dritta, gluteo sempre indietro. Stessa regola dello squat. Torniamo su usando la forza del gluteo.
Adesso abbiamo ancora 20 secondi di recupero, riprendiamo i due manubri e facciamo ancora l'affondo indietro. Rilassate un po' la parte bassa del corpo, molleggiamo e via! Abbiate fretta. Ok, cambio gamba. Dov'è la borraccia? Ah, eccolo. Ricordatevi di idratarvi. Quando avete le pause lunghe potete bere un goccino d'acqua se volete. Quando uso i pesi, i manubri, di solito faccio delle pause più lunghe, quando uso dei carichi un pochettino più alti. Diamo più tempo al muscolo di recuperare e lavoriamo meglio. E giù in squat, due molleggi, uno, due, su, uno, due, su, contraete il gluteo, contraggo, contraggo, contraggo bene, quindi vado su, faccio il molleggio usando il gluteo, cercate di collegare il cervello, la mente, al muscolo stesso. Quando vi dico anche ascoltate il vostro corpo. Ok, lo faccio un'ultima volta e stop. Giù la kettlebell o il manubrio. Se avete la kettlebell la potete tenere o così o così. Sumo squat, giù. Ogni tanto mi viene la paranoia di non aver avviato il video. Ups! Vedete cosa succede a distrarsi? Questa la lascio per farvi vedere che sono una di voi, che anche io sono umana, me lo dite sempre. Fate una di noi, sì, se non peggio. E stop, ci vediamo nel secondo round.
secondo round. Bene, riprendiamo due manubri e facciamo l'affondo in avanti, prima con il destro e dopodiché con il sinistro. Quindi manubri in mano e partiamo subito con il destro. Concentrazione, se no fate la mia fine di prima, perché io ho anche abbastanza stabilità, perché è un attimo, soprattutto quando hai dei manubri, fare una capriola lì indietro. Quindi stabilità, concentrazione, sorrisone e via. Sempre fuori l'aria quando tornate su. Ginocchio sfiora il pavimento o il giardino o il terreno, non so dove siete. Adesso con il sinistro. Comunque, se vi state allenando ed è estate, ce la farete anche d'inverno. Non mollate in questa stagione, è il momento di dare il meglio, anzi. Via. Sì. E su, fuori l'aria. Peso sempre al centro. Andate più lentamente, sto andando un po' troppo veloce. Ok, adesso prendete un manubrio, adesso ve lo faccio vedere così, e facciamo lo squat in due tempi. Quindi andiamo giù e poi su, 1, 2, su, via, giù, 1, 2, su, giù, 1, 2, su, fuori l'aria. Continuiamo, fuori l'aria. Adesso, signorine e signorini, squat hold. Rimaniamo in posizione di squat con il manubrio. Quindi teniamo il manubrio bene al petto, ci prepariamo in posizione di squat e inizia la nostra meditazione. Fermi e ferme così. Respirate. Non rimanete in apnea, fate finta di essere seduti al bar a bervi un caffè. Fantasmi nella cabina armadio, i manubri si muovono da soli. Resistete e stop. Ok. Adesso riprendiamo due manubri e facciamo ancora l'affondo in avanti. Siete sopravvissute, vero? Sì, dai. Lo so che siete forti. Ok, di nuovo, destro. E via. Sì, via. Concentrazione. Ormai parlo con l'Apple Watch. Siamo diventati migliori amici. Quando state per perdere l'equilibrio,
Fermatevi un secondo, stabilizzatevi. Cambio gamba, adesso sinistro. L'importante è che l'esecuzione dell'esercizio sia corretta. Bevete un goccino d'acqua se volete. Respirate, soprattutto. E via! Solo che cambierò ancora location perché dentro qua non si respira, credetemi, non si respira proprio con queste luci. Perché da lì non vedete il mio sudore. Ok, stop, prendiamo il manubrio e squat in due tempi. Respiro profondo. Rilassiamoci un secondo. E via. Giù in squat. Uno, due, su. Uno, due, su. Fuori l'aria quando sono su. C'era troppo silenzio. Ok, adesso sempre con il manubrio. Squat hold. Ci siamo. Prepariamoci. Faccio l'om con voi. E via. Resistete. Posizione corretta dello squat. Everything I know will be gone in a minute. Se fate fatica al limite, molleggiate. Così sembra che fate qualcosa, è una cosa psicologica. È l'idea di rimanere proprio fermi nella stessa posizione. Dai, che ce la possiamo fare. E stop. Ci vediamo nel terzo round. Ultimo, cioè terzo round, andiamo in posizione di ponte e facciamo un ponte normalissimo però con il manubrio, quindi stesso tempo di prima, 40 secondi di esercizio e via. Su, bacino retroverso e giù. Quando siete su mantenete la posizione per 2 secondi. Non contraggo solo il gluteo, ma tengo anche l'addome. E giù. Su. Butto fuori l'aria quando sono giù. Su. Butto fuori l'aria quando sono giù. E così via.
stop. Adesso invece faremo il ponte, però molleggiato. Quindi vado su e molleggio 40 secondi. Dai che è l'ultimo round, è un pochettino più tosto. Però ce la possiamo fare, come sempre. Insieme ce la facciamo. Via, quindi su, sto qui e molleggio. In questo modo. Non rimango in apnea, quindi respiro. Il manubrio sempre a questa altezza, mi raccomando. Non sulla pancia, che a volte capita che magari scivola. Tenetelo bene così. Resistete. Giù. Riposo un attimino e adesso abbiamo il ponte hold, cioè statico, isometrico, quindi rimaniamo su e rimaniamo fermi. Riposiamoci ancora un secondo. E via. Adesso rimaniamo qua, sempre in meditazione. Contraggo bene il gluteo. Resisto. Respiro. E stop. Brucia un pochino. Ok, adesso riprendiamo dal ponte normale. Quindi su e giù. Via, uno, e giù, contraggo bene, e giù, lentamente, sto su 2 secondi, contraggo e giù, su e butto fuori l'aria quando vado giù. Adesso ci riposiamo un secondo e facciamo i molletti. Il gluteo sempre contratto, strizzate bene. Strizza, strizza, strizza. Smettate di fare la scema. Cioè, l'ultimo round, fallo bene almeno. Ok, ci siamo. E molleggio. Strizzo, strizzo. Comprare il microfono. Kate, sarebbe bello se tu parlassi durante i video. Adesso ve ne state pentendo, mi sa. E giù. Riposo e adesso di nuovo su hold. Ponte isometrico. E su. I'm running your way, but you push me away, your life gone losing. Contraggo bene. Nel frattempo se vi va raccontatemi qualcosa così vi distraete un pochino. Ah sì? Che bello! Spero che non mi avete detto qualcosa di brutto, perché sennò sarebbe grave la cosa. Sempre e solo positività e serenità, mi raccomando. Tenete duro.
can't get this off my mind. Ci siamo e stop. Ok, bellezze. Se volete potete ripetere tutto il workout, cioè tutto il video, di nuovo una volta. Noi ci vediamo nel prossimo workout insieme e se volete vi lascio il link nella didascalia di Smile & Fit. Un bacione! You think you're too far, but I'm where you